Fino a domenica la 32esima edizione di Futuro Remoto che dopo 3 anni in Piazza del Plebiscito torna nella sua sede originaria, Città della Scienza. Rigenerazioni è il tema di quest'anno. Margherita Rosciano. Futuro remoto a Città della Scienza, 32esima edizione, già tantissime le scolaresche e le persone appunto nei locali della fantastica cittadella scientifica di Bagnoli. Il tema è rigenerarsi, ma prima di tutto c'è la robotica. C'è con me il professor Nicola Vitiello, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, ma è campano appunto come noi. Vediamo, ha in mano un esoscheletro, per cui la tecnologia, la robotica che aiuta l'umanità. Senza interazione non è possibile niente. Sì, esatto. I robot, come diceva il professor Siciliano stamani, servono ad aiutare il movimento. Noi sviluppiamo macchine che aiutano le persone a camminare meglio, a muoversi meglio o anche a fare meno fatica. Aiutiamo il nostro modello Vincenzo ad indossarlo. Questa è una macchina che, a differenza di altri robot, non ha un motore, non ha sensori, ha diciamo un puro meccanismo. È un dispositivo che è stato sviluppato da un'azienda spin-off della scuola che si chiama Yuvo ed è sul mercato attraverso Comau, ed è una macchina che ha l'obiettivo, come una piccola diciamo armatura, di far faticare meno le persone. Quindi una volta indossato la macchina allevia lo sforzo che devono fare i muscoli della spalla per tenere le braccia in alto. Quindi in tutti quei lavori dove l'operatore deve stare per molto tempo con le braccia sollevate, ovviamente farà meno fatica. Raggiungiamo il professor Bruno Siciliano dell'Università Federico II di Napoli. La sua specialità è sempre la robotica. Abbiamo parlato all'interno con i ragazzi, con i bambini, di intelligenza artificiale. È questo a cui si punta, perché per molti il robot è qualcosa di ferro, di inanimato. Invece noi cosa vogliamo in parte raggiungere? Allora, la scommessa è quella di utilizzare il progresso che è avvenuto, come diceva lei, nel campo dell'intelligenza artificiale, che riguarda un contesto cognitivo di intelligenza di neuroni, con la realtà fisica. Cioè, che cos'è che distingue, che contraddistingue un robot da un computer, da un calcolatore, da uno smartphone? Il fatto che oltre all'intelligenza e oltre ai sensi ha una parte in movimento, una parte diciamo mobile. E allora è chiaro che l'intelligenza artificiale deve diventare, come io sono il solito dire, come appena detto, fisica, nel senso che per sviluppare i robot intelligenti del futuro che possono interagire in sicurezza e possono essere accettati dagli esseri umani, devo preoccuparmi di dotare il sistema di un'intelligenza fisica che in qualche modo coordini i movimenti ed eviti per esempio che un robot possa fare male a un essere umano. Dai professori universitari ai millennials, ai veri ragazzi che queste cose le fanno tutti i giorni, da YouTube, da internet. Valeria Cagnina, 17 anni oggi, dalla scuola ad Alessandria, vicino Alessandria, al MIT di Boston. Come hai cominciato e cosa fai? Io ho cominciato costruendo robot a 11 anni e dopo diverse esperienze che mi hanno portato a parlare in un TEDx e arrivare a 15 anni all'MIT, insieme al mio socio Francesco Baldassarre ho fondato un'azienda di robotica educativa che si occupa di insegnare robotica in maniera divertente sia ai più piccoli ma anche ai più grandi, mettendo insieme soft skill e hard skill. Eccolo il socio, quasi 10 anni in più, ha anche sostenuto un colloquio perché lei lo assumesse. Assolutamente sì, io, Valeria mi ha invitato nel suo ufficio quando ci siamo conosciuti, mi ha fatto lei a 16 anni, a me 25, un colloquio nella sua aula, ci siamo seduti per terra, mi ha fatto vedere i suoi robot, io ho chiesto e da lì è nata una collaborazione che poi ci ha spinti a diventare soci della nostra azienda, molto particolare, la nostra scuola che ha 10 regole, di cui la prima che niente è impossibile, che tutto si può fare nella vita con tanto studio, tanta dedizione e tanto impegno e tanta voglia di fare.